Allora, Matteo, qua alle tue spalle cosa sta succedendo? E qua vieni, vieni che ti faccio vedere. Vieni, guarda, guarda da qua. Guarda, Vediamo. guarda, butta dentro. Qua è dove tutto succede. Vedi tutte quelle cose davanti? Sono tutti dei pre-regali ricevuti dagli ascoltatori e dai telespettatori. E potremmo veramente fare dei regali a tutti con quello che è accaduto, con quello che sta succedendo. Quindi ci stiamo molto divertendo in realtà. Non la prendiamo troppo sul serio, però un po' ce la stiamo Ma godendo. cosa sta succedendo? Ma sta succedendo che è partito come un programma che doveva avere delle piccole finestre durante il giorno e poi tutta la notte. E ci siamo resi conto subito che la cosa era molto forte, quindi abbiamo cambiato il palinsesto velocemente e abbiamo fatto in modo di strutturarlo così da poter fare quello che vogliamo, cioè di farla, diciamo così, godere i nostri telespettatori o radioascoltatori, perché ormai non capiamo bene la differenza. Questo è un dato interessante, come il dato interessante che questo è il primo vero reality show che si fa in Ticino H24, che poi è nato perché non è nato così, no? Stavi dicendo, No, ma. è nato un po' per caso. Noi abbiamo sempre avuto l'idea comunque di sperimentare, perché una piccola televisione deve sperimentare e Radio 3 si sa che è una radio che sperimenta anche grazie, diciamo, al talento dei conduttori che sono all'interno di Radio 3 che stanno aiutando una marea per questo Guinness. Poi è nata così. È una televisione piccola, deve avere delle idee. E se ha delle idee può avere dei budget anche piccoli, ma cercare di sfruttare queste idee. Penso che con i ragazzi lo stiamo facendo, ma soprattutto per grande merito loro e della squadra che nel backstage, diciamo, sta facendo grandi cose. Però il Ticino conferma l'apprezzamento del pubblico per questo tipo Sì, di format, no? non ho dubbi su questo in generale, basti vedere che il Grande Fratello fa 35-40 punti. Poi il mio obiettivo non è quello di fare il Grande Fratello, sia chiaro, il mio obiettivo insieme ai ragazzi è di fare un momento vero di vita, ma perché poi noi in radio siamo così. Oddio, diciamo così, dopo 2 o 3 ore, dopo 80 non so come saremmo, solo loro potevano farlo. Però la gente sta vivendo come siamo noi, la normalità. Noi siamo una squadra che lavora così e loro sono dei ragazzi che sono esattamente così. Perché non puoi fingere dopo 80 ore, cioè puoi fingere 5 ore, puoi fingere 8 ore, ma dopo un po' perdi completamente le inibizioni Ecco, sulle 80 ore, cioè, come nasce l'idea? e vai. Come nasce l'idea? L'idea nasce che bisogna arrivare a 100, ok? 5 anni fa avevo discusso questa possibilità con la squadra, ma non eravamo pronti, non sapevamo chi. L'hanno rilanciata i Blues Brothers 3 mesi fa o 4 mesi fa e abbiamo deciso di farla bene. Abbiamo deciso di metterci lì, di avere il giudice, di preparare i gadget, di fare i kit, cioè di fare una cosa seria e di appoggiarci alla televisione. C'era la possibilità di lavorare con tutte e due e poi siamo partiti. Però che non si pensi che sia stata un'improvvisazione il prima non è stato improvvisato nulla. Poi, durante la diretta, come le cose un po' magiche che scoppiano così, allora lì sì abbiamo un po' improvvisato e continueremo a improvvisare. E qualche retroscena, come fanno a durare così tanto? C'è qualche chicca che. Difficile dire qualcosa che non è andato in onda, ma qualche retroscena Ma qualche piuttosto. retroscena è probabilmente il momento in cui loro escono qua. Ti faccio girare, Sì. se tu vuoi guardare un po' com'è l'ambiente della radio, e nel momento in cui loro hanno le pause, noi che cosa facciamo? Praticamente lasciamo andare i ragazzi, abbiamo dei cronometri in mano e stiamo proprio al secondo, tipo uno va in bagno a destra, uno a sinistra, Michael va sempre a destra per primo, poi va a sinistra, Maxi B va a sinistra, poi a destra, prepariamo già lo spazzolino con il dentifricio e facciamo in modo che non ci sia proprio nessuno perché siano quanto più normali possibili, perché quando cadono le inibizioni dal punto di vista verbale cadono un po' anche dal punto di vista fisico, quindi vogliamo che comunque mantengano una certa serenità. E poi la scena dei letti, cioè la scena dei letti è la migliore, c'è Valerio Ventura che una sera lo si trova sui nostri social network per svegliarli ha proprio accarezzati come se fossero dei bambini, perché per noi in questo momento sono anche un po' così loro, anche se in realtà Maxi B per esempio ha più anni di me e Michael ne ha decisamente meno. E come fanno a gestirsi? Tutti si chiedono come fanno a resistere, cioè che hanno una dieta particolare, Sì, no, mangiano. hanno la dieta di Perfit che li sta seguendo, anche questo, vedi, non è improvvisato. Le cose importanti non sono improvvisate. Hanno una dieta specifica da parte di Perfit, tra pochissimo tra l'altro entreranno perché i ragazzi sono qua pronti a portarli da mangiare. Hanno, anche dal punto di vista dell'acqua, abbiamo scelto un'acqua un po' particolare, poco caffè, ma buono. Abbiamo mosso
mosso tutte delle cose che ci sembravano giuste per poterli portare ad arrivare al magico appuntamento delle 100 ore. Senti, per finire, tu sei uomo di televisione, hai l'idea di essere davanti a qualcosa di nuovo che potrebbe avere poi degli sviluppi in futuro in Ticino? Non vorrei essere il colpevole di questa risposta, quindi non lo so. Per quanto riguarda noi, probabilmente, gli altri, buon lavoro ognuno, insomma, no?